Ciao a tutti ragazzi, come va? Come state? Buona domenica. Allora, dato che domani comunque inizierà ufficialmente il ritiro della Juventus, dato che domani è il 10 di luglio e quindi tra domani e dopodomani arriveranno tutti i giocatori per il test tecnici e medici e ovviamente Massimiliano Allegri per iniziare il ritiro, vorrei cercare insieme a voi di giocare perché diciamo che oggi, bene o male, è l'ultima giornata in cui possiamo, tra virgolette, sognare. Poi inizierà veramente un lavoro che ci porterà a immaginare quella che sarà effettivamente la Juventus titolare dell'anno prossimo. Io vi ho già detto che secondo me si giocherà con il 3-5-2, però proprio perché oggi voglio giocare un pochettino insieme a voi, voglio rappresentare quella che nella mia testa potrebbe essere una Juve forte, sostenibile, quindi senza bisogno di andare ad acquistare chissà quali giocatori, senza fare chissà quali acquisti, chissà quali esborsi economici, e allo stesso tempo, tra virgolette, divertente, proprio perché io, come vi dicevo, giocherei con il 4-3-3 per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione e per cercare di far anche girare al meglio alcuni giocatori chiave che secondo me sono Chiesa e Vlahovic perché sono quelli che poi fanno la differenza. Poi alcuni giocatori come Bremer e Kostic invece ti impongono di pensare che si giocherà con il 3-5-2, ma questo è un altro discorso. Vi dico quella che secondo me potrebbe essere la soluzione migliore per la Juventus e quindi dimentichiamoci un attimo la realtà, dimentichiamoci quelle che sono le idee dell'allenatore. Vi dico come invece a me piacerebbe vedere la Juve, che è tutto un altro discorso rispetto a quello che sarà. E ovviamente per fare questo ci vorranno dei colpi alla Giuntoli e delle idee alla Giuntoli. Proprio di Giuntoli vorrei parlarvi in realtà, proprio perché nelle ultime ore mi pare di vedere che sia diventato un po' un meme, perché sto vedendo sempre più spesso commenti del tipo: sì, però Giuntoli quello che ha comprato Miciu, Maximovic che ha sbagliato gli acquisti, che ha comprato questo, quell'altro, ha speso soldi su soldi. Ragazzi, io ora vorrei sapere da voi, davvero nei commenti, da parte di queste persone che considerano Giuntoli comunque un dirigente non capace perché ha sbagliato dei colpi, qual è il nome del dirigente sportivo in Italia con 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni di lavoro alle spalle che non ha mai sbagliato un colpo e che è andato sempre ad azzeccare ogni colpo e non ha mai speso dei soldi per un giocatore che poi non si è rivelato all'altezza. Attendo qui sotto nei commenti il nome di questo dirigente sportivo che non ha mai sbagliato. Perché se vogliamo far passare Giuntoli per un incapace, nessun problema. Però dopo bisogna anche cercare di capire quali sono quelli migliori di Giuntoli in Italia. Io non sto dicendo che sia il migliore, ce ne saranno sicuramente dei migliori. Io credo che sia uno dei più capaci e che l'abbia dimostrato con i suoi alti e con i suoi bassi. Non è una gara a chi non sbaglia, è una gara a chi sbaglia meno. Io sono contentissimo di aver tesserato Giuntoli, di aver visto Giuntoli insieme a noi alla Juventus, l'ho visto carico, l'ho visto motivato e io ora lo battezzerò, lo giudicherò sulla base di quello che farà la Juve. Poi, se devo dirvi, quello che ha fatto prima di arrivare alla Juve, mi è piaciuto sì o no? Secondo me ha avuto tanti alti e alcuni bassi. La media, per quanto mi riguarda, è decisamente positiva sia a Carpi, dove ha fatto dei capolavori, sia a Napoli, dove mi sembra che sia stato fatto un capolavoro, insieme a tanti altri, perché quando arriva Giuntoli il nome che fa è quello di Sarri, e quindi il Napoli inizia un percorso di costruzione che secondo me è stato elevatissimo, che ha portato Sarri a sfiorare due volte lo scudetto con il Napoli, ha portato Napoli a godersi un campione come Higuaín, ha portato Napoli a godersi delle serate di Champions, fino ad arrivare alla scelta di Spalletti e ai 2 anni di Spalletti. Ripeto, se vogliamo farlo passare per un incapace, non c'è nessun problema. Prego, avanti. Però, nel momento in cui, se però Giuntoli è quello che ha sbagliato gli acquisti, scrivetemi il nome qui sotto nei commenti del direttore sportivo in Italia che gli acquisti non li ha mai sbagliati nell'arco di 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni. Perché a me va benissimo, però poi voglio sapere quali sono quelli più bravi, ovviamente. Allora, iniziamo da qui. Io vorrei giocare 4-3-3 per cercare di valorizzare quei due lì davanti, Chiesa e Vlahovic. Io sono dell'idea che Chiesa possa giocare indistintamente sulla destra e sulla sinistra. Dipende un po' da quello che tu vuoi andare a fare sul mercato. Vi dico anche tranquillamente che nella mia testa, anche se so che non è così, perché l'ho visto che fa un po' più fatica, potresti giocare con Kostic a sinistra e Chiesa a destra. Ripeto, Kostic fa un po' più fatica a sinistra, però sono anche dell'idea che se gli dai la possibilità di spingere un po' di più su quella fascia insieme a Chiesa dall'altra parte, ecco, quello può diventare
un tridente di un certo tipo, con magari Kostic un po' più attento alla fase difensiva e Chiesa un po' più disinteressato da questo punto di vista. Però queste sono soltanto parole sparse e riflessioni. Io credo che la Juventus sia obbligata ad andare ad acquistare un giocatore che vada a ricalcare le orme di Di Maria, tra virgolette, perché ovviamente Di Maria è un giocatore che come valore assoluto fai fatica a sostituire, però devi andare a cercare un altro tipo di giocatore. E a me piacerebbe un mix tra esperienza e comunque giocatori che sono in rampa di lancio e giocatori che invece sono a metà via. Vi faccio un esempio: Szczęsny e Danilo sono dei classe 91, quindi dei giocatori che comunque hanno già fatto un buon percorso di carriera. Chiesa, Rabiot e magari Locatelli sono dei giocatori, e Bremer, che tra il 95 e il 97 si avviano a essere giocatori maturi, quindi le migliori stagioni della loro carriera. Poi ci sono giocatori come Fagioli, Weah e Vlahovic, che sono giocatori un po' più giovani. Come potete vedere, mi sembra un buon mix di annate. Poi, se vogliamo, c'è lo stesso Pogba, che è un giocatore che ha esperienza, che però per il momento non metto titolare per ragioni fisiche, però come potete vedere c'è una buona amalgama. Io sono sempre dell'idea che dei giocatori freschi, Fagioli, Weah e quelli che vedremo, Vlahovic, indubbiamente ci devono essere giocatori portanti, però poi ci devono essere anche dei giocatori che stanno iniziando, come Chiesa, come Rabiot, e dei giocatori che invece hanno già fatto un buon percorso, come appunto possono essere Szczęsny e Danilo, che sono dei veri e propri leader all'interno dello spogliatoio. Mancano due tasselli, partendo dal presupposto che Weah lo vedo lì, perché comunque in quella posizione ci ha giocato e ha giocato anche come terzino sinistro, però voglio cercare di dare un'idea, così buttandola lì, all'insegna della sostenibilità, della comunque freschezza, perché sono giocatori comunque ancora giovani, ma sono anche giocatori che hanno già un nome, hanno già avuto esperienze anche in più campionati, anche in competizioni come la Champions League. Quindi, nonostante la Juve non la vada a giocare, giocatori che secondo me si potrebbero prendere con delle buone occasioni di mercato e che potrebbero fare al caso tattico di questa Juventus schierata col 4-3-3. Parto con la X, perché è un giocatore che abbiamo già analizzato, abbiamo già discusso a lungo di lui, non soltanto quest'anno, ed è Zaniolo. Zaniolo perché? Perché può essere un giocatore in uscita, un giocatore che ha già espresso la volontà di vestire la maglia della Juventus, un giocatore che può incastrarsi in uno scambio magari con McKennie, che è un giocatore in uscita, quindi un giocatore sul quale non vai a fare un esborso economico eccessivo, giocatore comunque ancora relativamente giovane, giocatore di esperienza, giocatore che ha già giocato competizioni elevate, giocatore che il campionato italiano non conosce, giocatore che a destra nel tridente, secondo me, ci sta perfettamente. Quindi questo è un po' il tridente che mi piacerebbe vedere, un mix di esplosività, di gioventù e di giocatori che comunque hanno fatto dei percorsi. Chiesa ha vinto un europeo, Zaniolo ha giocato la Champions League, ha segnato pure in Champions League, ha giocato anche nel campionato turco, ha giocato nella Roma. Vlahovic sappiamo che è un giocatore che ha delle potenzialità importanti, che cercano comunque anche club importanti. Il centrocampo è quello titolare dell'anno scorso, quindi rodato, lo conosciamo. Danilo e Bremer è la miglior coppia che abbiamo visto l'anno scorso quando abbiamo giocato a 4. Szczęsny rimane lì, Weah è da scoprire. E a sinistra Mi sono interrogato perché mi piacerebbe trovare un nome, dato che ora Parisi sembra vicino alla Fiorentina e quindi sembra uscire dai radar della Juventus. Volevo trovare il nome di un giocatore, appunto, come vi dicevo prima, all'insegno della sostenibilità. Quindi un giocatore che magari non ti porta via un budget, un giocatore comunque forte, un giocatore d'esperienza, un giocatore che comunque ha ancora delle cartucce da spararsi. E ho pensato a un prestito, a un giocatore che la Juventus aveva già cercato in passato, che l'anno scorso siamo rimasti un po' stupiti per quella che è stata la destinazione finale, e sto parlando di un giocatore di proprietà dell'Atletico Madrid, brasiliano, che l'anno scorso ha giocato in prestito in Premier, e cioè di Renan Lodi. Perché questo nome? Ora, qualcuno potrà dire, ma l'abbiamo già sentito nominare tante volte. Stiamo parlando di un classe 98, quindi ancora un giocatore che di annate davanti ne ha. Un giocatore che l'anno scorso è uscito dal suo club di appartenenza in prestito ed è andato a giocare in una squadra che lottava per non retrocedere in Premier League. Quindi un giocatore che comunque non rientra più nei piani dell'Atletico. Un giocatore giovane, di gamba, in quella posizione lì, e che potrebbe arrivare tramite un prestito. Ripeto, ancora giovane, quindi magari prestito con diritto di riscatto. Se fa bene lo riscatti, se non fa bene tornerà a Madrid. Ancora 2 o 3 anni di contratto con l'Atletico, quindi se l'Atletico non è interessato ad averlo, è interessato a cederlo, magari proprio in prestito,
E credo proprio che se l'anno scorso è andato a giocare in una squadra che lottava per rimanere in Premier League, possa essere affascinato da giocare nella Juventus anche se in Conference. Tra l'altro, ho visto che è stato un giocatore chiave per la salvezza del Nottingham. Ha confezionato 32 presenze, ha collezionato 32 presenze, ha confezionato due reti, ha servito qualche assist, giocatore titolare che in questo momento il Nottingham Forest non ha avuto la possibilità di riscattare, ma è ancora in contatto con l'Atletico Madrid per cercare di trovare un incastro, anche se il giocatore vorrebbe arrivare in una vetrina un po' più spettacolare, in una squadra che o gioca la Champions League o può lottare per competere per il titolo. Ora, io credo che, tra l'altro, trovandosi in una linea difensiva in cui su 4, 3 sono brasiliani, potrebbe sentire anche un pochettino l'aria di casa. Quindi Renan Lodi mi sembra un giocatore che comunque ha della grinta, è un giocatore che fa dei buon break, è un giocatore che comunque spinge, un giocatore che si troverebbe perfettamente a suo agio in quella posizione di campo. Ancora giovane, non c'è da sborsare un miliardo di euro per tesserarlo, mi sembra un buon profilo, l'anno scorso non ha avuto problemi fisici. Ripeto, sembra un nome che gira da tanto sì, ma ancora un 98, quindi è ancora decisamente giovane. Una Juve del genere, devo dire la verità, sulla carta mi piacerebbe tanto e sono anche convinto che potrebbe funzionare, perché ogni giocatore, bene o male, tranne Bremer, che nella difesa 4 fa un po' più fatica, però ogni giocatore nella sua posizione ideale, e quindi se vuoi tenere Bremer e vuoi giocare con la difesa 4, comunque devi accettare questa cosa qua. Se dici no, guarda, Bremer proprio non ci gioca, lo cedi, però io, ripeto, valorizzerei Bremer, perché nel momento in cui lo compro a 50 milioni l'anno dopo non è che posso dire no, vabbè, lo vendo. Questi sarebbero i titolari. Zaniolo in uno scambio, Lodi in prestito, ti fai il tuo 4-3-3 con i tuoi titolari senza sborsare chissà quanti soldini, devi soltanto trattenere Chiesa e Vlahovic. Cerchiamo di capire le riserve, però, sempre senza spendere chissà che cosa, cedendo magari qualche giocatore che non rientra più nel progetto e mantenendo qualche giocatore diverso, perché avresti Milik e Ken per il ruolo di attaccante, avresti Kostic, Iling e Sule che possano girarsi nel ruolo di esterni, aggiungo Ken perché comunque d'esterno ci può giocare, quindi bene o male ci saresti. Miretti, Pogba e Rovell sono già tuoi, ovviamente se vuoi tutelarti un po' di più perché pensi che Pogba, però siamo già un buon numero di giocatori, siamo un numero di giocatori elevato. Cambiaso che rientra, Rugani e Gatti che sono i giocatori di intercambio in difesa, con Huijsen che verrebbe aggregato alla prima squadra, De Winter appunto che rientra dal prestito all'Empoli, De Sciglio che è infortunato e in questo momento non lo conti, e Perin e Pinsoglio. Non devi più acquistare nessuno, due colpi, Renan Lodi in prestito e Zaniolo nello scambio con McKennie. Basta, poi ti preoccupi di cedere i giocatori che sono di troppo, ti concentri energie per cercare di risolvere situazioni spinose come quelle di Bonucci e Alessandro, che non troverebbero spazio alla Juventus, e tu hai finito. Se vuoi giocare 4-3-3, il mercato è fatto. Poi, giocatore come Kostic un po' più in difficoltà, sì, certo, giocatore chiave l'anno scorso Kostic, d'accordo, però io spero che Chiesa e Zaniolo possano diventare altrettanto giocatori chiavi, e quindi potermi permettere di dire sì, abbandono la difesa 3 che a Kostic piaceva, però Chiesa e Zaniolo quanto mi rendono. Questo è un po' il ragionamento. Poi De Winter in realtà dovrebbe giocare centrale, poi con Allegri ha fatto il terzino destro, io me lo ricordo, ero presente, abbiamo battuto 1-0 al Malmo, gol di Ken, e De Winter ha giocato terzino destro, c'era la neve, un freddo della Madonna a Torino in quella giornata, però De Winter ha giocato lì. Nel caso ci gioca Danilo, che non è proprio più un terzino di spinta, però di soluzioni hai Danilo, UEA, De Winter, quando torna De Sciglio, eventualmente Cambiaso perché è ambidestro. Sui terzini delle ipotesi ne hai, Renan Lodi di là, appunto Cambiaso, Danilo in emergenza ci può giocare, De Sciglio quando tornerà in emergenza ci può giocare. Il problema più grande è questo qua: se decidi di giocare con la difesa a 3, secondo me devi prendere un centrale di difesa, e ho già fatto il video, ve lo lascio qui sopra nelle schede, in cui vado a elencarvi tutti i nomi dei centrali che potrebbero giocare a sinistra la difesa 3. Se decidi di giocare con la difesa 4, devi andare a prendere dei terzini, e portandoti dentro Cambiaso che è tuo, De Winter che in emergenza ci gioca, UEA che l'hai già acquistato, ed eventualmente pure uno come Renan Lodi, secondo me bene o male il tuo sui terzini l'hai fatto, cedendo Cuadrado, cedendo Alessandro, che sono giocatori che grazie per il servizio onorato alla Juventus negli anni ma avete già dato, ed eventualmente se proprio proprio quella partita in emergenza datti pure Kostic, che ne so, la butto lì. Magari a centrocampo con Pogba, che è un punto interrogativo, fai un po' più fatica, magari quella partita giochi con un centrocampista in meno e fai 4-2-3-1. Ne hai, di soluzioni ne hai tante,
e quindi credo che possa essere assolutamente un buon profilo. Poi ripeto, non credo che Allegri giochi così, perché Allegri non ragiona così, e vi ho fatto un video in cui vi spiegavo perché secondo me Allegri andrà a scegliere poi la difesa 3 piuttosto che quella 4, anche se non sarà una scelta definitiva. Però questo è semplicemente un gioco, quello che mi piacerebbe vedere, una Juventus come mi piacerebbe da strutturare proprio, quindi questo mix tra giocatori di esperienza, questo mix tra giocatori giovani in rampa di lancio, questo mix tra giocatori di mezzo che comunque la loro l'hanno fatta, Milik e Kostic e Pogba e Perin, sono giocatori comunque del 90, 90, del 92, 93, 94, quindi hanno già fatto loro parte di carriera. Abbiamo Sulé, Ealing, Ken, Miretti, Rovella, Cambiaso, che sono quei giocatori invece che abbiamo, lo stessi De Sciglio e Rugani che sono del 92-94, Gatti che è un 98 che comunque di esperienza si arena poca, quindi un mix, un bel mix con la Juventus che non deve sborsare chissà cosa e fare due operazioni di mercato e decidere di giocare col 4-3-3. Poi questo non accadrà, però io non potevo fare altro che farvi la mia rosa, tra virgolette, dei sogni, autosostenibile, all'insegna della linea verde, all'insegna del 4-3-3. Ora aspetto le vostre formazioni qui sotto nei commenti. Scusate per il finale travagliato, ma Ragù voleva passare per forza di cose davanti alla telecamera. Ho cercato di nascondergli la coda. Un mi piace e ci vediamo, magari anche stasera se succede qualcosa, verosimilmente domani, per cercare di analizzare il primo giorno della Juventus 2023-2024. Vedremo cosa accadrà.